vince la relazione, bene o male, buono o cattivo, Iacomelli o Franchi, Tabarini o Molfesi, questi sono i dubbi che svelerà il derby di quest'oggi, valevole per la sesta giornata del campionato di eccellenza, girone A, la vecchia da una parte, il Toffa dall'altro e gli azzurri con Antonio Germano in panchina, e abbiamo anche Bianco Rossi da Paolo Caputo, una sfida che racchiude anche molti ex, proprio lui, che Caputo, che ha allenato prima settimana lo scorso anno la vecchia. I nerazzurri si preparano per il calcio d'inizio, bordati di nero, casacca blu, bianco rosso per il Toffa, via come direbbe il buon Giovanni Pimpinelli, si inizia, buon derby ai telespettatori di Trip TV, la TV che vuoi tu. 20 minuti nella ripresa, il cronometro dall'arbitro segna così. Rimessa lunga, colpo di testa di Cascianelli, ma buono il Civitavecchia a riprenderlo sulla parte destra. Bisogna cercare il cross adesso con... Attenzione, calcio di rigore! Federico Fortuna indica il dischetto! Protesta da parte del Toffa, si sblocca la partita al 20° minuto con un calcio di rigore e il giallo, molto probabilmente per proteste, perché dopo che ha commesso il fallo è andato subito a protestare davanti all'arbitro. Marino dagli 11 metri però l'ammonito, lo vedremo dopo. Il numero 4 si può sbloccare il derby al 21° minuto, si attende il fischio dell'arbitro, è pronto la corsa di Marino, Borella porta, porta adesso, rete! Marino porta il vantaggio degli azzurri sul calcio di rigore al 22° minuto, da un rigore netto, da un'azione che il Civitavecchia l'ha portato avanti sulla parte destra, l'ha fatta sua un cross e poi ha subito il fallo e c'era il buon Marino, ma il Civitavecchia si vedeva che stava in partita. Il primo scritto l'abbiamo fatto noi, abbiamo costruito tanto in questo 21° minuto. Il numero 11 Molfesi si fa avanti, bravissimo il Civitavecchia, ancora toglie il pallone con Fatarella, il cross 99, adesso si fa avanti ancora la corsa, appoggio per Cerroni e in mezzo c'è Tabarrini, ma Capoccia appoggia per noi, attenzione al tiro di Marino, rischia la doppietta, aggancia Borriello. Buono lo schema di Antonio Germano, provato nei tre allenamenti settimanali. Attenzione, il numero 7, non sembra stare fallo, il tiro! No, sbaglia, attenzione, Fatarella! Un'occasione d'oro sprecata da Giordano Fatarella, il classe 99, che ha militato sempre nelle giovanili della vecchia tra gli allievi elite e gli allievi elite. Un'occasione veramente d'oro per il raddoppio, si dispera Antonio Germano. Coco dalla fascia destra, su di lui ci va Moioli e ancora Coco non supera però, indietro tre carichi, attenzione liscio in aria al numero 11, attenzione poi ci riprova, non va, peccato, veramente il Civitavecchia sta provando tutti i modi di questo raddoppio ma non riesce a trovarlo, proprio Gimelli. Adesso però il Cerroni, il pallone, il tiro, la parata di Borriello, ancora il portiere Collinare a mettere in calcio d'angolo, ancora fine, il duplice fischio del segnale arbitro Federico Forconi, di Roma 2 1-0 della vecchia, la Valle del Tevere invece 1-0 contro l'Uni Pomezia al termine del primo tempo. È tutto pronto, fischia l'arbitro, si riprende questo derby che vede i nerazzurri prevalere sul Toffa per 1-0. Lo riprendiamo subito però, ancora l'attacco però sul giocatore del Toffa, Chierico, che avanza ancora. Attenzione, il passaggio in mezzo al campo, il tiro, gol del Toffa! 1-1, il derby si sposta al quinto minuto. E sotto la tribuna esultare sotto i tifosi del Toffa, il gol dei biancorossi, sistema tutto, Bonaventura, il classe 96 fa esultare con tanto di mortaletti in tribuna. Adesso Samuele Cerroni, il passaggio per Marino, si allarga anche tre carichi ma perde l'attimo e si rubano il pallone i Collinari, attenzione tre carichi, non lo tocca, ancora il passaggio di Bonaventura per Rossi, il tiro, il gol del Toffa con Rossi.
mondiale, la vecchia si è fatta veramente sorprendere, un contropiede che è risultato fatale per i nerazzurri. In mezzo Filangieri, il cross in mezzo, c'è Cerroni, lo stop preciso, che spettacolo per Marino, il tiro di poco, pallone che lambisce il palo e esce alla sinistra di Boriello. E si riparte con lo stop di Giordano Maioli, subito per Chierico, non era mancato il passaggio per il numero 7, il tiro di poco! La sua doppietta personale, da salutare il popolo tolfetano. E fa felice anche Paolo Caputo, è un tripudio di felicità sia per le panchine, sia per la panchina tolfetana che per la tribuna. Il possesso di palla del Tolfa che vede la sua vittoria per 3-1 ed è proprio così. Vince il derby, il Tolfa, il Civitavecchia, una sconfitta che pesa, ma adesso dovrà fare questo allenamento veramente con grande coraggio e migliorare la sua, il suo punto debole che oggi ha dimostrato in campo con il Tolfa. Si vedremo nella Coppa Italia e poi la prossima con l'Astrea alla prossima partita.